Ragazze, buonasera, sono ad Leroy Merlin, sono nel reparto piante e sto vedendo che ci sono un sacco di gerani, ma il periodo dei gerani è marzo-aprile, però non ci sono più piantine fiorite, tutte quelle che ci sono in estate, tipo, ecco, ci sono i ciclamini, vediamo quanto costano. Qua non c'è scritto niente. €4 è un ciclamino. E poi tante piante verdi. Quant'è che non vedete Tredicino? Ecco qua Tredicino. E qua ci sono tutti gli odori, il basilico, il rosmarino. Piantine grasse. Vediamo queste che cosa sono. Allora, c'è una piantina che mi piace, non riesco a capire il prezzo. Vediamo. A 1,99. E questi sono però i gerani, ma i gerani non è il periodo di gerani ormai. Questo è un ficus. No, però le piantine che voglio io non ci sono, quelle colorate. Non è più periodo in effetti. Ora tra qualche mese ci saranno le primule. Vediamo questa. Questa dovrebbe essere la begonia. Vediamo, vediamo. €11. Va bene, andiamo in un altro reparto. Allora, ora sono al reparto candele, però in realtà quello che cerco io sono, vi faccio vedere, questi vasi, perché mi servono per fare le confettate. Questo è 3,50, è carino. Questo è 11. Questo è 3,50, mi sa che questi li prendo. 3,50. 3,50. Addirittura 1,30. Allora, mi sa che qualche cosa del genere la prendo. Allora, io voglio prendere questo qua. Poi voglio prendere questo è 3,95, quindi €4. Questo invece è 3,65. E poi ci sono questi. Va bene, ragazzi, allora stacco un attimo. Allora, stacco un attimo che devo prendere qualcosina. Ok. Ragazze, buonasera, eccomi qua. Allora, come avete visto all'inizio di questo vlog, ieri sono stata da Leroy Merlin.
poi oggi ho completato appunto il video. Allora, sono stata da Leroy Merlin per appunto alcune cose che doveva prendere mio figlio. Nel frattempo io giustamente ho approfittato, ho dato lo sguardo alle piante, però appunto come avete visto erano tutti gerani e non ho preso nulla, anche perché i gerani hanno poi questa cosa che purtroppo si riempiono di un animaletto che li fa morire, quindi ho deciso che non ne compro più e non comprerò più neanche le vinca, perché le vinca sono belle e brave quando tu le compri e poi seccano dopo poca acqua, perché so che ci vuole poca acqua, però le mie si sono estinte lo stesso, ne avevo 7-8 buone, ne ho forse la metà. Comunque andiamo avanti, vi faccio vedere intanto che sono piena di fiori, guardate qua che belle rose rosse, però andiamo per ordine. Allora, da Leroy Merlin vi dicevo che ho dato uno sguardo alle piante ma non ho preso nulla. In realtà sono andata anche perché avevo bisogno di questi contenitori così di vetro, naturalmente non è cristallo, di questi contenitori di vetro ne ho presi due, come vedete, perché io ne ho parecchi di questo, di diverse grandezze e forme, questi mi servono per realizzare delle confettate, quindi un bel po' ce l'ho e ho preso queste due. Ho avuto una brutta sorpresa poi alla cassa, perché quando li ho comprati nello scaffale c'era scritto 3,50, 3,90, non ricordo, in realtà erano 5,99, quindi sono passati a 6 euro. Ho contestato un pochino, sono andata dai ragazzi dai repartisti e mi hanno detto che sicuramente erano fuori posto, però e mi hanno detto anche che non possono stare dietro tutti i clienti che magari prendono gli oggetti e li mettono fuori posto, però io ho fatto notare che ce n'erano ben 4, non era un oggetto messo fuori posto, ma erano 4, erano disposti a ridarmi i soldi, però a me servivano e li ho presi. Come vedete, quindi sono due, considerate che sono venuti quasi 12 euro, 11,90 euro perché erano 5,99, comunque, e li ho presi. Poi invece oggi sono stata al Lidl, hanno ripreso l'ottima abitudine di mettere i fiori del giorno prima al 50%, allora se voi non lo sapeste vi informo io, al Lidl i fiori arrivano il lunedì, il mercoledì e il venerdì. Quindi oggi, essendo mercoledì, ho trovato questi che sono scontati, quindi questi sono quelli di lunedì. Guardate quanto ne ho preso. Uno sono rose bianche, un altro rose rosse e questo pure sempre roselline rosse. Quindi avete capito il meccanismo, quindi lunedì, mercoledì e venerdì arrivano i fiori. Questi qua che io ho preso, vi faccio vedere, sono con il bollino, vedete 50% di sconto. Questi sono i fiori di lunedì, difatti c'erano i vasi con i fiori di lunedì, questi col bollino scontati, e i fiori invece quelli a prezzo intero, giusto perché sono arrivati stamattina. Quindi a questo punto che cosa conviene fare? Andare ai giorni pari. Perché se voi andate il martedì, il giovedì e il sabato trovate i fiori in sconto del giorno prima. E questa è una cosa che avevano attuato qualche annetto fa. Poi l'hanno tolto, quindi loro preferivano buttarli, perché molte volte io ho proposto agli impiegati di comprarli e comprarli a un prezzo scontato. Mi hanno detto no, che non avevano queste disposizioni e quindi li buttavano. Ora finalmente hanno ripreso questa buona abitudine e quindi io mi sono scatenata e ho preso questi due mazzolini di rose rosse al 50% e questo di rose bianche. Questo di rose bianche... Ah, come vedete lo stelo più lungo, quindi questi in realtà il prezzo intero era 4,45. Queste invece sono quelle con lo stelo più corto ed erano intorno ai 3,90, 3,80. Mi sono venuti questi 1,70, questi qua con le queste roselline rosse, e queste invece, come, allora, in tutti gli sconti c'è sempre secondo me qualche cosa che non va, perché queste rose... sono 2, 4, 6, 7. Allora, di solito il mazzo di rose è sempre composto da 10 boccioli, da 10 steli. Invece qua ne trovo 7. Un'altra cosa che non mi suona molto chiaro è queste di solito con lo stelo lungo costano 3,99 euro e queste con lo stelo più corto 3,49 euro. Quindi facciamo conto
tra i 50 e i 4 euro. Ora invece queste sono passate alla cassa come prezzo intero 4,45. È un prezzo che io non ho mai sentito assolutamente, perché vi ripeto, queste con lo stallo lungo costano 3,99 e tra l'altro le rose sono 7, non sono 10, però dico anche 2,20 euro. Io, voi non le avreste prese, quindi io le ho preso lo stesso. E poi invece questi sono due mazzolini dove ci sono, in realtà ci sono 10 fiori l'uno, ma questi sono bellissimi, sono proprio i boccioli freschi freschi, non sembrano appunto passati. E poi qua c'è anche la bustina che si mette nell'acqua per farli durare un pochino più a lungo. E poi l'altra cosa che ho preso al Lidl è questa piantina. Questa è costata 3,49 euro. Io non so in realtà come si chiama questa pianta e non c'era scritto, però sono stata incoraggiata da una signora che appunto stavamo scegliendo in maniera molto entusiasta i mazzi di fiori, visto che c'era questa sorpresa dello sconto, e questa signora mi ha detto: la prenda questa piantina perché è una piantina che cresce molto bene, ha bisogno di poca acqua. Però io pensavo che fosse per esterno, in realtà questa è una pianta da interno, però il verde fuori o dentro come dire non basta mai, e quindi l'ho preso. Quindi vi ripeto, questa 3,49, 3,50, mentre i fiori, questo 2,25 euro, perché il prezzo iniziale passava a 4,45 euro, e questi invece sono venuti circa 1,69 euro, quindi considerate a prezzo pieno 3,40, 3,50 euro, questo a prezzo pieno. Comunque anche a prezzo pieno vale sempre la pena, ragazze, perché se andiamo da un fioraio per comprare un mazzo di roselline rosse, sicuramente 3,50 euro non ci basta. Ok ragazze, allora a questo punto vi saluto. Io naturalmente sto sempre morendo dal caldo, a Palermo continua a esserci caldo, sono tutta sudata, e niente, ci tenevo appunto a salutarvi. Poi che cosa vi volevo dire? Niente, che a Palermo continua il caldo. E niente, che io sto finendo ormai il corso per wedding planner, e appunto prima di finire vi devo dire che sto già cominciando a lavorare, perché ho delle ordinazioni, faccio i confetti. Anzi, appunto, per chi mi segue da Palermo, se avesse bisogno di una confettata, io so allestire appunto le confettate e ho tutto il materiale, già qualcuno l'ho fatta. E posso prendere anche ordinazioni di sacchetti, di confetti per baby shower, per battesimi, come insomma tutti i tipi di sacchetti, comprese le bomboniere. Naturalmente, se avete bisogno, io le so fare, e chiaramente il mio prezzo sarà minore, perché lavorando in casa sarà sicuramente minore del negozio. Va bene ragazzi, a questo punto io vi saluto, grazie per avermi guardata e ascoltata, mettete sempre un like e ci vediamo al prossimo. Ciao!